Buongiorno a tutti, ci troviamo in Fondazione Navarra, io sono Michele Mariani, sono il responsabile dell'attività sperimentale che qui viene condotta. Fondazione Navarra è un lascito di due fratelli, di due benefattori, allo scopo di far crescere l'agricoltura ferrarese. E oltre questo, nel lascito era prevista la nascita di una scuola per l'agricoltura proprio per formare i nuovi tecnici quali avrebbero poi dovuto guidare la crescita dell'agricoltura nella provincia di Ferrara. L'attività che qui svolgiamo è focalizzata soprattutto su pero e anche melo. Sostanzialmente le varietà presenti si possono ricondurre a tre. Partiamo con la Gala, quella che vedete, poi abbiamo Fuji, viene raccolta verso l'inizio di ottobre, la fine di settembre, per chiudere con Rosiglow. Rosiglow è uno dei cloni, ormai l'unico, col quale viene venduta la mela Pink Lady. In pianura le varietà che noi coltiviamo e dalle quali i produttori sono in grado di trarre reddito sono confinate a queste tre. Diversa è la situazione della collina o della montagna, quindi parliamo di Trentino Alto Adige, nelle quali la gamma varietale passa dalle 10-12 varietà. Noi con queste varietà comunque siamo in grado di garantire un reddito attraverso le conoscenze approfondite anche qui in fondazione ai nostri frutticoltori. Può essere magari interessante ricordare che noi a metà degli anni 2000 abbiamo impostato un campo sperimentale, dimostrativo per i nostri frutticoltori, nel quale siamo andati a cercare per ognuna delle tre varietà quale fosse il sistema di impianto più adatto per la coltivazione. Qui ci troviamo, come dicevamo, su Gala, proprio perché questa varietà ha ottenuto i migliori risultati sia in termini produttivi che economici, almeno nei primi 10 anni di vita, con un sistema di impianto, diciamo, abbastanza stretto, ecco, quindi si parla di 3,50 m, 3,60 m per un metro. Abbiamo visto che per questa varietà, anche in pianura, non è stato necessario allargare i cesti di impianto. Ecco, qua ci troviamo invece sulle altre due varietà, che sono Fuji e Rosiglow, che grazie alle evidenze sperimentali qui ottenute consigliamo ai nostri frutticoltori di piantare un po' più larghe rispetto a Gala. Qua si parla di cesti di impianto che vanno dai 4,30 ai 4,5 tra le file a 1,30 m, 1,40 m, 1,60 m fino anche a 1,70 m per la Fuji tra le piante. Questo consente di rallentare la naturale vigoria che le due varietà imprimono alla pianta e oltre questo consente di aumentare la colorazione dei frutti perché l'esposizione è migliore. Ecco, la varietà che vedete adesso è Fuji, il clone è Toshiro. Chiaramente tra Fuji e Rosiglow in questa fase un occhio inesperto fa fatica ad individuare le differenze. Chiaro che tra tecnici e produttori sì, le differenze sono abbastanza chiare, evidenti, ecco. Però ad oggi, diciamo, essendo molto lontani dalla raccolta, una a due mesi, una quasi tre mesi, la colorazione, chiaramente il sovracolore rosso ancora non è iniziato, ecco, la fase di invaiatura è ancora indietro. Ecco.